Ciao a tutti, sono Viviana Fornaro ed eccoci qua a casa di Federica Pessina. Ciao Federica. Ciao Viviana. Come stai? Tutto bene, grazie. Allora, noi siamo coetanea. Io ho quasi 25 anni, lei ne ha 23, è una fashion designer ma è anche tanto altro. Raccontaci un po' di te, Federica. Allora, come hai ben detto, fashion designer è tanto altro. Sono uno spirito creativo, uno spirito che ha tanta voglia di fare e che ha dato vita 3 anni fa al brand Humpty Dumpty, che anche in occasione di questa intervista parlerò della realtà che sto reinventando. E da sempre mi sono occupata di creare a mano, artigianalmente, abiti, accessori, inventare... Ecco, raccontiamo magari un po' del tuo passato, perché Federica cosa faceva quando era piccola? Osservava la nonna mentre lei cuciva. E lei prendeva i suoi abiti, prendeva i suoi capi e, come fa tuttora, le piace metterle in risalto, quindi ridarle un tono, ridarle vita. Quindi cosa vuol dire questa cosa per te? Per me vuol dire molto, come ben detto, già da piccolina osservavo mia nonna, quindi non è solo la volontà di dar vita e materializzare i miei pensieri, ma alimentare una passione che esiste da sempre in me. Quindi da piccola reinventavo abiti, accessori e qualunque cosa per me poteva avere un altro aspetto, poteva avere un'altra estetica, esatto, e soprattutto un altro valore. Ed è un po' la sfida che ho voluto mettere in piedi con Humpty Dumpty, che agli esordi e poi per 3 anni è stato un marchio di pelletteria artigianale. Realizzavo borse, pochette, tracolle e mi divertivo a personalizzarle con inserti di tessuto e personalizzazioni ricami a mano, e mi divertivo a mettere in scena con i miei Humpty Dumpty Fashion Show le sfilate in cui avevo modo di mostrare poi quello che realizzavo per ogni collezione. Perché Federica si avvale di un team che appunto di cui fanno parte dei suoi amici, quindi Martina, Christian senza H perché con l'H è fidanzata, giusto? Ok. Con cui realizza delle sfilate anche a livello locale, ma speriamo anche a livello nazionale. Quindi raccontaci anche di questa esperienza. Appunto, per questi 3 anni ho sempre avuto piacere nel trovare il dato fisico e relazionale dell'incontro con il pubblico, dell'incontro con le persone. Sì. Perché il mio commercio è sempre stato un commercio online. Ho sempre venduto tramite un sito o tramite social network. E realizzavo che, nonostante questa fosse a priori una scelta politica di marketing, di vendita, realizzavo che mancava il dato fisico, e quindi questa lacuna veniva tamponata dalla realizzazione e dei prodotti messi poi in sfilata, in scena, in questi fashion show. Per 4 edizioni ho sfilato a Magenta, ho avuto l'onore di avere delle location fantastiche. Ricordo e ringrazio tuttora gli sponsor e le persone che hanno permesso di mettere in piedi eventi simili. Sfilato alla Galleria Giardini di Magenta, in Casa Giacobbe, e eventi patrocinati dal Comune di Magenta, quindi non solo l'appoggio e supporto di amici, parenti e colleghi, ma anche della città di Magenta. Bene, quindi questo è importante dirlo. Tra un mese che cosa succede? Qualcuno si laurea? Sono, beh, incrociamo le dita. Sì, si laurea. Sono prossima alla laurea, che conclude un percorso di 3 anni scelto a mie spese. Bene. Per alimentare un sogno che è sempre stato presente e vivo in me. Appunto, scelto a mie spese perché ho dovuto rinunciare ad altri percorsi di studi, certo, che i miei genitori speravano intraprendessi. Ma non mi sono mai pentita di portare avanti questa passione. Sì, è una passione che in realtà è dentro di te da quando eri piccolina. Esatto. Quindi poi col tempo e con gli aggettivi che mi hai tirato fuori, il suo essere creativo, il suo essere estrosa, il suo vestire alla Lady Gaga quando andava a scuola, insomma faceva di lei una diversa, come si definisce, quindi è bello proprio sapere che stai per coronare un sogno. Sì, perché non sarei arrivata
fin qui senza questo percorso di 3 anni che mi ha reso più cosciente del lavoro che vado ad ufficializzare oggi, perché appunto questo tempo è servito per capire realmente che cosa potessi essere in grado di fare con Antidumpty, con il brand, e appunto in occasione della tesi di laurea porto un totale restyling del brand che sto già iniziando ad attuare. E già qualcosa nel tuo laboratorio? Sì, infatti. Okay. Io ho in mano una delle creazioni, una delle figliole di Federica. E io prima ti ho fatto una domanda, non c'era ancora Bienati e ci sta riprendendo. Come mai nelle tue creazioni ci sono le rose? Allora, nelle mie creazioni vengono recuperate le rose come erano presenti nel logo precedente e nella filosofia del brand. Sì. La rosa è sempre stata... Ecco, facciamola vedere. Esatto, anche qui. La rosa è sempre stato un simbolo per me, a me molto caro. Rappresenta la mia idea di bellezza, di amore, di passione e dedizione. E quindi come simbolo, in primis, come dicevo, rappresenta l'amore che io ho per questa attività e che metto in ogni creazione. E di bellezza perché la mia idea è di trasmettere qualcosa che possa essere bello. Certo. Quindi la rosa, anche se nel nuovo logo non viene più recuperata, per motivi facilmente spiegabili, nel senso che il nuovo logo si deve adattare a un'idea più grande, quindi certo, deve essere meno influenzabile dal pensiero di chiunque, sì. Nel vecchio invece era presente e ad oggi viene recuperato nelle creazioni. Esatto. Bene. Vuoi fare qualche ringraziamento particolare? Allora, in questo se io penso al percorso di questi 3 anni, mi sento in dovere di ringraziare veramente tante persone. Sembra assurdo, ma in primis ringrazio me stessa. Giusto. Perché ho sempre avuto la forza di andare avanti, nonostante non ho mai avuto un carattere molto forte, quindi alcune critiche, alcuni step difficili da superare mi hanno abbattuta, però con grinta e forza mi sono sempre rialzata. Ringrazio mia nonna, perché senza di lei io non avrei... Come si chiama la nonna? Giuliana. La nonna Giulie. Perché senza di lei non avrei potuto avere questa... l'ispirazione iniziale, secondo me. Esatto. Perché poi l'imprinting ce l'avresti comunque avuto. Però all'inizio, visto che lei non ha potuto contare né sulla figlia né sulla zia, sì, ha contato su una nipote che la potesse seguire nel... Quindi lei senz'altro mi ha permesso di quantomeno rendere questa realtà un po' più tangibile, prima di tutto a me e poi anche agli altri. Poi scontato ringraziare i genitori, gli amici, perché ci sono sempre stati per consigli, e la mia fedele compagna di avventure Martina. La conosce da 20 anni, questa Martina è una ragazza molto importante per Federica, con la quale condivide progetti e da cui ha anche tanti consigli. Sì, lei nasce, diciamo, a livello relazionale come la mia migliore amica. Okay. E non sempre per scelta è stata coinvolta nell'organizzazione degli eventi. Sì. Ed è sempre stato il mio braccio destro. Sì, sì, quella sì. Quella figura che mi aiutava nei momenti di difficile organizzazione, perché appunto un animo creativo è non sempre organizzato. Beh. E serve qualcuno di più razionale che ti aiuti a farlo. Sì. Bene. E poi vabbè, appunto tutte le persone che hanno sempre collaborato, mi viene in mente per gli eventi, quindi le mie modelle, i musicisti che collaboravano, i brand tutti che il team, esatto, magari bene. Nonostante mi trovassero giovane hanno sempre creduto in me, quindi bene. Tanti in bocca al lupo. Crepi il lupo. Okay.